Ciao lettori, sono Pachito, nuovo appuntamento con la video recensione del lettore medio. Oggi spazio alla divulgazione scientifica con Tentacoli, il libro che hanno realizzato a quattro mani Marco Colombo e Francesco Tomasinelli per i tipi di Nomos, che naturalmente ringraziamo per averci dato la possibilità di leggere e recensire questo volume che si arricchisce delle illustrazioni di Giulia De Amicis. Ne abbiamo parlato con uno degli autori, Marco Colombo, godetevi questa chiacchierata. In nostra compagnia Marco Colombo, autore insieme a Francesco Tomasinelli di Tentacoli. Caro Marco, come nasce l'idea di questo volume? Ma buongiorno e grazie. Diciamo che il volume nasce da una grande passione che io e Francesco abbiamo per i cefalopodi, quindi polpi, seppi e calamari, perché si tratta di animali affascinanti, quasi alieni, che hanno tutta una serie di comportamenti davvero incredibili e inusuali nel mondo animale. Marco, il desiderio di avvicinare il pubblico dei lettori a questo universo, un pubblico di lettori quanto mai variegati, perché apparentemente si può pensare a un libro rivolto ai bambini, visto appunto le numerose illustrazioni, in realtà non è affatto così, ci si rivolge davvero a tutti, a persone che hanno più o meno esperienza da questo punto di vista, ma il trait d'union è senza dubbio un linguaggio alla portata di tutti, quindi da questo punto di vista l'impegno proprio a divulgare delle informazioni in merito. Sì, il nostro lavoro è quello di divulgatori scientifici oltre che di fotografi e quindi cerchiamo di avvicinare una fetta di pubblico più ampia possibile alla natura a seconda dei casi e dei progetti. E i cefalopodi sono proprio degli animali che stanno diventando popolari negli ultimi anni, anche grazie a Il mio amico in fondo al mare, il documentario Netflix, il film, anzi, Oscar. Su Netflix ho tutta una serie di documentari di National Geographic e qualche libro che è uscito recentemente. Quindi abbiamo cercato di portare questo argomento così interessante proprio nella casa di tutti, vorremmo dire, o sulla spiaggia di tutti. E tra l'altro parlavi appunto del mio amico in fondo al mare, va da sé parlare della prefazione che ha realizzato per voi Craig Foster, che si apre con polpi e seppie, mi hanno sfidato tenacemente in una delle cose che amo di più, la ricerca di indizi subacquei, di tracce degli animali sul fondale. Anche da questo punto di vista, Marco, per voi è stata una sfida quella editoriale, perché chiaramente ci si rivolge al pubblico dei lettori. Lettori che potranno appunto leggere questo volume magari in spiaggia ed avere la possibilità di andare a scoprire ciò che si trova sott'acqua, oppure tenere questo libro sul comodino e chissà, magari il giorno dopo mettersi lì a googlare per cercare di saperne di più. Qual è in realtà l'obiettivo che vi siete posti con un testo del genere? Sì, cercare le tracce, come dice Craig Foster, è una delle attività più avvincenti che si possano fare in natura, che sia in montagna, nel bosco, in un prato o sott'acqua. E i cefalopodi con le loro doti di mimetismo veramente rappresentano una sfida, perché incontrarli comunque non è così semplice. Il nostro obiettivo è quello di far capire che comunque anche degli invertebrati, parenti delle chiocciole e delle cozze, perché alla fine sono dei molluschi, possono mostrare degli adattamenti veramente sorprendenti. Sia dal punto di vista delle capacità cognitive, per esempio la risoluzione di problemi, la capacità di aprire dei barattoli o la capacità di ricordare i volti delle persone e provare simpatie e antipatie, sia dal punto di vista delle strategie di caccia, per esempio il cambio di colore, i veleni, per esempio il polpo dagli anelli blu è una specie letale che c'è in Australia, stranamente, come tutti gli animali australiani, abbastanza letale. E quindi veramente ci sono delle cose stupefacenti. Penso anche al calamaro gigante, di cui Certo. Francesco è un grande fan, soprattutto, che è uno degli animali di cui sappiamo meno, eppure è tra gli animali più grandi del mondo. Marco, il lavoro tuo e di Francesco è stato uno straordinario lavoro di squadra. Entriamo per un attimo in quella che ci piace definire la bottega degli artigiani delle storie. Avete vissuti e background molto differenti, ma tanti punti in comune. Com'è stato realizzare un libro a quattro mani, che poi sono divenute sei, nel momento in cui Giulia De Amicis ha lavorato appunto all'illustrazione del libro? Ma è stato veramente facile perché io e Francesco siamo amici, ci conosciamo da tanto, quindi ci siamo suddivisi il lavoro inizialmente. Io ho scritto delle parti, lui ha scritto altre parti e poi le abbiamo revisionate, insomma, vicendevolmente. C'è stata anche la revisione scientifica di Andrea Impera, che
che è un grande esperto e appassionato di questi animali, e poi ci siamo confrontati con Giulia De Amicis, appunto, che è bravissima e ha realizzato delle illustrazioni davvero stupefacenti e direi senza tempo come stile. Sì. E tra l'altro rende appunto questo libro fruibile a tantissime persone, più o meno giovani. E da questo punto di vista, Marco, un messaggio che arriva in maniera chiaramente indiretta all'interno del vostro libro, la necessità di prendersi cura di animali, di cefalopodi, insomma, di animali del genere, ma anche e soprattutto dell'ecosistema. Forse questo è un qualcosa che stiamo sottovalutando e forse questo messaggio è rivolto anche e soprattutto alle nuove generazioni. Il rischio concreto che tutto quello che si legge all'interno del vostro libro possa diventare un giorno un libro di storia e non un libro contemporaneo. Non so se mi sono spiegato, ma spero di averlo fatto. Sì, assolutamente. Diciamo che dal punto di vista della conservazione i cefalopodi non se la passano male, nel senso che a parte alcune specie che purtroppo sono molto localizzate in certe zone degli oceani e sono minacciate dalla pesca a strascico, in generale polpi, seppie e calamari hanno dei cicli vitali talmente rapidi e veloci da poter sopportare, diciamo, un prelievo. Certo è che comunque stiamo agendo sugli oceani come se fossero una risorsa illimitata, quando questo non è assolutamente vero, e questo quindi potrebbe portare a un sacco di problemi, insomma, dall'inquinamento, la plastica e così via, fino proprio al prelievo indiscriminato di certi animali. Penso ad esempio al nautilo, un cefalopode del tutto inusuale al giorno d'oggi, perché si tratta di un animale che è dentro una conchiglia bellissima e spesso sarà capitato magari di vederlo in un negozio di souvenir. Ecco, i nautili vengono catturati apposta con delle gabbie munite di un'esca, che è di solito una zampa di gallina, per essere uccisi ed essere quindi commercializzati. Questo può impattare invece notevolmente sulle loro popolazioni. Marco, il libro sta muovendo i suoi passi da qualche tempo. Ti chiedo un bilancio di quella che è l'avventura di Tentacoli fino a questo momento e soprattutto il feedback da parte dei lettori. Direi che il bilancio è positivo, decisamente, non esisteva niente di simile nel panorama editoriale. Siamo contenti che Nomos abbia dato spazio a un argomento così particolare, ma davvero, secondo me, avvincente. Il feedback che stiamo ricevendo da parte del pubblico è senz'altro positivo. Ho ricevuto, insomma, complimenti e commenti positivi da un pubblico estremamente eterogeneo. Ci sono dei bambini molto molto preparati sull'argomento, molto più degli adulti spesso, che magari mi scrivono oppure incontro alle mostre e mi dicono: ah, ma ho visto che c'è anche il calamaro magnapinna, è bellissimo, io lo conoscevo, così. E poi ci sono anche esperti che ci hanno fatto i complimenti proprio per il taglio, che è divulgativo, quindi accessibile a tutti, ma abbiamo cercato di mantenere un rigore scientifico per dare appunto un senso a tutto il lavoro. Direi che proprio la vera sfida è stata proprio questa, cioè rendere questo libro alla portata davvero di tutti, più o meno interessati all'argomento. Un'ultima domanda, Marco, poi ci salutiamo. Questo libro ormai non è più vostro, perché non appartiene più a te, a Francesco, a Giulia, ma appartiene a noi lettori. Tuttavia è lecito chiedere cosa vi è rimasta, anzi cosa ti è rimasta come eredità di questa avventura, che di fatto è terminata al visto si stampi e poi ne è cominciata un'altra, perché hai dovuto appunto raccontare questo tuo libro in giro. Sì, diciamo che io da sempre vado anche sott'acqua per il mio lavoro di fotografo naturalista, per documentare la vita segreta degli animali, e l'incontro con i polpi e le seppie è sempre un incontro ravvicinato del terzo tipo, no? Entri in un mondo completamente nuovo e alieno. E adesso questi incontri avverranno con una consapevolezza ulteriore del fatto che la nostra passione ha preso forma in qualche modo in questo libro, che è un piccolo mattoncino, perché poi sicuramente ne arriveranno altri. Adesso stiamo lavorando a qualcosa sui granchi, i paguri e i gamberi, proprio per mostrare un'altra parte di mondo variegata e incredibile. Chiaramente vi aspettiamo con questo nuovo volume, caro Marco. Nel frattempo ricordiamo, abbiamo parlato di Tentacoli, il libro scritto da Marco Colombo e da Francesco Tomasinelli, edito da Nomos Edizioni, con le illustrazioni di Giulia De Amicis. Marco, a te il piacere di salutare gli amici del blog del Lettore Medio. Grazie mille e buona lettura a tutti voi, grazie. Appuntamento alla prossima video recensione. Ciao! Ciao!